Il Montella che punta a un campionato di salvezza tranquilla, anche se domenica scorsa ha imbattato in casa. Sì, abbiamo commesso qualche piccolo errore, però la squadra sicuramente ci sta. Io penso che ci dovremmo salvare tranquillamente, però secondo me ci possiamo anche far togliere qualche soddisfazione. In promozione le squadre che vanno per la maggiore, Glanese, Virtus Avellino ed Accadia, sembrano essere quelle più avanti. Le altre, secondo lei, è un gruppone che segue alle spalle o ci sarà la classica sorpresa? Io penso che è tutto da vedere, è il campo che dirà e farà vedere le squadre, quali sono quelle più attrezzate, i ragazzi più bravi. Chiusa la campagna acquisti per Montella? Sì, l'abbiamo chiusa perché abbiamo fatto un'ottima campagna acquista. In più noi avevamo il gruppo praticamente dell'anno scorso che ha vinto il campionato di prima categoria, stravincendolo proprio come squadra, abbiamo fatto 83 punti e quindi è stato fatto giusto qualche piccolo innesto, ma non per cambiare qualcuno, ma solamente perché ci stavano alcuni calciatori che avevano degli impegni, non potevano fare degli allenamenti, quindi lo zoccolo duro è rimasto, quindi stiamo perfettamente d'accordo e penso che si è visto pure oggi com'è.